Noi siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder di Lorenzo Codogno Macro Advisors, per commentare questo e tanti altri argomenti. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio. Devo dire, una conferenza stampa di Christine Lagarde molto interessante. I giornalisti hanno cercato più volte di capire esattamente che cosa intende con il ricalibrare i propri strumenti. Lei ha sottolineato più volte che intende che tutti gli strumenti che possiamo prendere, l'APP, l'acquisto ecco, dei bond, poi abbiamo il PEP, poi abbiamo il TLTRO 3, lei ha sottolineato più volte, Christine Lagarde, intendo, che andranno a ritoccare tutti questi strumenti. Lei come esattamente interpreta le sue parole? Beh, innanzitutto oggi non c'è stata nessuna decisione, nel senso che i tassi di interesse, le operazioni di finanziamento, gli acquisti di titoli sono rimasti sostanzialmente invariati, ma questo non significa che la BCE non agirà. Sappiamo che nel programma di acquisti di titoli, ad esempio, c'è molta flessibilità e la Lagarde oggi ha sottolineato più volte che questa flessibilità verrà utilizzata in pieno da parte della Banca Centrale Europea. In altre parole, è un messaggio che dice semplicemente che hanno spazio per aumentare gli acquisti di titoli anche all'interno dell'attuale programma. Secondariamente, ha dato un'indicazione molto chiara e precisa su future azioni espansive, nel senso che ha di fatto preannunciato un cambiamento nella policy in dicembre. Recalibration, a mio avviso, significa che verranno riconsiderati tutti gli strumenti attualmente a disposizione, e verranno aumentati o ricalibrati a seconda delle necessità, a seconda anche delle reazioni che ci saranno nei mercati finanziari, a seconda del risultato delle elezioni statunitensi e delle negoziazioni su Brexit. Quindi, diciamo, un messaggio molto chiaro e preciso sulle decisioni che verranno prese a dicembre, lasciando però margini per possibili cambiamenti nella composizione del pacchetto, a seconda di come si svilupperà la situazione, ovviamente anche sul fronte della pandemia. Assolutamente sì, si sono presi un po' di tempo anche perché ha detto più volte che hanno bisogno di più dati per capire esattamente i volumi di questi nuovi pacchetti e aiuti. Un altro punto secondo me molto interessante era l'inflazione. Allora, sappiamo molto bene che sia per agosto che settembre l'inflazione è in territorio negativo, ciò nonostante Christine Lagarde dice noi non vogliamo chiamare questo evento deflazione. Allora, lei come lo chiama? Beh, sappiamo che in economia la deflazione si definisce in termini comportamentali, cioè quando una tendenza dei prezzi cambia le aspettative e i comportamenti degli operatori, economici e quindi li fa prevedere nuove riduzioni in futuro. Questo non sembra avvenire in questo momento, anche se l'inflazione è in territorio negativo. Quindi la Lagarde ha non ha messo molta enfasi su questi numeri. Di fatto ha detto che è il risultato di fenomeni transitori e one-off e che quindi questo non cambia sostanzialmente la stance di fondo. Però è ovvio che se questa tendenza dei prezzi dovesse continuare in futuro, qualche azione dovrà essere intrapresa e quindi si aggiungerebbe alle motivazioni che la Banca Centrale avrebbe in dicembre per agire ulteriormente. Infatti il target di inflazione rimane vicino, ma al di sotto del 2%. Secondo lei è un target fattibile? Ma è ovvio che non è fattibile nel breve periodo, quindi nei prossimi 2 anni molto difficilmente la BCE riuscirà a far risalire l'inflazione verso quell'obiettivo. Peraltro è in corso la revisione della strategia della BCE e nell'ambito della revisione della strategia quasi sicuramente si passerà ad un obiettivo simmetrico, quindi non sarà più vicina ma al di sotto il 2%, ma sarà intorno al 2%, quindi più o meno 2%. E questo cambierà leggermente anche il modus operandi della Banca Centrale Europea.
Però ripeto, difficilmente l'inflazione risalirà in maniera significativa. Una forte occasione per una risalita dei prezzi potrebbe offrire il pacchetto prossima generazione EU, perché Next Generation EU è un pacchetto che stimola gli investimenti e attraverso questa via potrebbe portare verso l'alto anche alcuni dei prezzi del paniere dell'inflazione. Questo peraltro non sarebbe un fenomeno malvisto, diciamo, sarebbe una sviluppo positivo, potrebbe portare leggermente più in alto l'inflazione e a mio avviso, come la Federal Reserve, anche la Banca Centrale Europea in questa circostanza sarà probabilmente tentata di lasciar correre un po' l'inflazione nel breve periodo e reagire soltanto in modo ritardato e moderato. Ecco, lei ha toccato un argomento estremamente importante, ovvero il recovery fund. A questo punto, viste le nuove misure, soprattutto abbiamo lockdown totale in Francia e in Germania, semi-lockdown qua in Italia, questi fondi non arriveranno prima della metà del 2021, molto probabilmente anche ben più tardi, perché ad oggi non si sa tuttora assolutamente nulla in termini precisi. Basteranno questi fondi perché questa seconda ondata, a quanto pare, secondo i dati, è ancora più potente della prima. Abbiamo già visto la reazione dei mercati e sicuramente ci sarà un forte rallentamento anche della ripresa economica. Ma i dati sappiamo, li vediamo tutti, sono fuori controllo, nel senso che il numero dei contagiati aumenta in maniera esponenziale ogni giorno. Tuttavia, bisogna vedere quale sarà la reazione dei governi, quello italiano, ma anche di quello di altri paesi, perché non è detto che a fronte di un aumento dei contagi si vada necessariamente verso il lockdown. Ci sono altre misure che possono essere prese per limitare la mobilità, come sta facendo il governo italiano, e quindi limitare i danni per l'economia, perché il danno all'economia ovviamente si ha nella misura in cui c'è un lockdown dell'attività economica. Quindi io non penso che questa volta il danno sarà così marcato come nel secondo trimestre di quest'anno, e sperabilmente sarà transitorio, però ovviamente l'incertezza in questo momento è massima. Sul Next Generation EU sappiamo che è ancora in corso la trattativa tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo, e anche la Lagarde oggi ha auspicato che questa trattativa si concluda al più presto. Devo dire che c'è una fortissima pressione affinché questo avvenga e avvenga in tempi rapidi. Dopo di questo ci sarà un passaggio finale in Consiglio, e poi dovranno approvare il pacchetto tutti i parlamenti nazionali. Sappiamo che anche un voto negativo avrebbe di fatto un potere di veto sull'intero pacchetto, quindi è un po' un passaggio rischioso. Alcuni paesi, ad esempio, sul pacchetto Sure hanno impiegato ben 6 mesi per l'approvazione, questo è il rischio. Però se l'approvazione da parte dei parlamenti nazionali si svolgerà in maniera rapida, c'è la possibilità che a fine aprile, con la presentazione del programma definitivo Recovery and Resilience Plan da parte di vari paesi europei con i programmi specifici di investimento, ecco, quella potrebbe essere, diciamo, la parte finale di questo processo, e quindi subito dopo aprire la strada per i fondi. I fondi ovviamente non arriverebbero subito perché bisogna fare provvista sui mercati finanziari. E poi bisogna passare al vaglio questi programmi nazionali, e quindi ci vorrà probabilmente ancora un paio di mesi. Quindi ragionevolmente, difficilmente questi fondi arriveranno prima di giugno, ma non necessariamente molto più in là. Quindi, se tutti questi processi che ho citato non avranno forti ritardi, probabilmente nei primi mesi dell'estate si potranno ricevere questi fondi. E se devo dire che sono fondi molto importanti per l'Italia, ma per tutti i paesi europei. Ma ricordo che questo è un programma di investimento di lungo periodo per contrastare il rallentamento dell'attività e dare supporto al reddito. Ci sono i budget nazionali, ovviamente, e non mi stupirei di vedere un'espansione fiscale ancora più forte attraverso
budget nazionali, non solo in Italia, come sta già avvenendo, ma anche in molti altri paesi. Sì, però appunto perché gli aiuti arriveranno non prima di giugno, ma siamo già in un secondo semi-lockdown, quindi senz'altro ci saranno delle ripercussioni importanti sul recupero economico. Non possiamo più chiamarli timely, come li chiama Christine Lagarde, ovvero tempestive come risposta, intendo dire i fondi del recovery. Ma i fondi recovery non sono, diciamo, disegnati per essere tempestivi, nel senso che alcune linee, alcuni programmi sono tempestivi, perché ricordo che il SURE, che è il pacchetto di 100 miliardi che è stato deciso ancora in primavera per aiutare i governi nazionali nel supportare i vari schemi di cassa integrazione nazionali, beh, quello è stato attivato, è stato approvato. Negli ultimi giorni è stata fatta la provvista da parte dell'Unione Europea e i fondi sono già stati dati ai paesi, l'Italia ha già incassato quei quattrini, quindi in quel caso si può parlare di timely. Devo dire che la risposta immediata è chiaro che è sempre da parte del governo nazionale e quindi i fondi vengono poi compensati con trasferimenti europei. Altri programmi, sappiamo che l'Italia ha detto di no alla linea di credito ESM, però anche quella è attivabile in tempi molto rapidi. È chiaro che invece il pacchetto Next Generation EU, come dice lo stesso nome, parla di investimenti per la prossima generazione. In questo caso è meglio avere un approccio più meditato e avere dei programmi seri che possano innalzare la crescita potenziale. In questo caso la tempistica non è così essenziale. Ripeto, il ruolo per contrastare la crisi ricade soprattutto sui conti nazionali, sulla politica nazionale di espansione del bilancio e di supporto ai redditi delle famiglie e delle imprese. Allora, lei ha toccato l'argomento del MES, intanto vorrei riportare le parole di Bonomi per quanto riguarda il MES. Abbiamo bisogno subito delle risorse del MES per fare una serie di investimenti sulla sanità, investimenti sulla sanità estremamente importanti. Intanto però il decennale italiano rende lo 0,7 lo spread tra il BTP e Bund a quota 134 punti base. Quanto conveniente a questo punto utilizzare il MES e secondo lei non era uno strumento che doveva essere, come dire, utilizzato quest'estate, magari quando i rendimenti erano più alti dell'1%? Assolutamente sì, penso che lo strumento del MES doveva essere utilizzato subito. Più passa il tempo e meno ovviamente diventa utile, perché queste erano risorse che potevano essere messe in campo immediatamente. Detto questo, è chiaro che col passare del tempo, col restringimento degli spread, la riduzione dei tassi di interesse sui titoli di Stato italiani, l'incentivo a richiedere le linee di credito del MES diminuisce. Anche se secondo me l'Italia dovrebbe comunque richiederlo, perché non è soltanto una questione di risparmio sulla spesa per interessi, ma è anche una questione di diversificazione delle fonti di finanziamento, perché le emissioni dell'Unione Europea andrebbero ad essere collocate presso un insieme di investitori diverso rispetto a quelli che solitamente comprano i titoli di Stato italiani. E inoltre la durata media di questi finanziamenti è più lunga e quindi comunque la convenienza per l'Italia rimarrebbe. E ricordo che questo è uno strumento attivabile immediatamente che potrebbe aiutare subito per finanziare alcuni settori in forte stress in questo momento, come il settore sanitario. Però non è così essenziale come qualcuno suggerisce, nel senso che l'Italia può fare anche senza, se riuscirà a passare questi prossimi mesi, che sono difficili dal punto di vista del finanziamento del fabbisogno dello Stato, e quindi può finanziare con risorse interne anche programmi di spesa nel settore sanitario. Sì, poi c'è da dire che con il MES potrebbero essere messi in campo 37 miliardi, invece il nuovo decreto ristori di Conte, ovviamente della sua amministrazione, ha messo in campo soltanto 5 miliardi, che a questo punto la sanità sinceramente ha bisogno di stimoli molto più importanti.
Sì, beh, indubbiamente c'è bisogno di spesa per contrastare l'emergenza sanitaria, però al di là di una forte espansione del numero di letti disponibile per i malati Covid e una ristrutturazione complessiva del settore sanitario, rischio concreto è che si vada a sprecare risorse. Quindi non, teniamo presente che l'Italia è in termini di spesa sanitaria più nella media, diciamo, dei paesi, però alcune misure dell'OCSE che valutano anche la qualità del servizio sanitario dicono che a parità di spesa ci sono paesi che hanno una qualità del servizio sanitario molto superiore a quella italiana, ad esempio la Corea, e ci sono paesi che avendo una qualità simile a quella italiana invece spendono molto meno. Quindi non è necessariamente vero che spendendo di più si possa avere un servizio maggiore, però ripeto, è ovvio che in questa circostanza una spesa aggiuntiva su alcuni settori specifici della sanità va fatta e anzi andava fatta ancora durante l'estate, non è stata fatta. La ringrazio, Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio. Grazie, saluti.